Ciao a tutti amici di extremeardo.com, sono Ivan e benvenuti all'unboxing della nuova Corsair Vengeance K70. Si tratta di una tastiera di tipo meccanico di casa Corsair ed è sostanzialmente l'evoluzione delle prime K90 da cui praticamente ne viene anche ripresa l'estetica. Vediamo la confezione: nella parte frontale viene raffigurata la tastiera, che adesso è disponibile anche di colore nero anziché silver, come erano le prime versioni. Abbiamo le specifiche tecniche, diciamo, quindi Cherry MX Red come switch per i tasti, possibilità di personalizzare l'autoluminazione dei tasti key by key, e abbiamo anche dei tasti aggiuntivi che si possono vedere nell'immagine, dei caps, scusate, aggiuntivi, sostitutivi per i tasti USD e per i numeri da 1 a 6. Ovviamente il modello, questa qua tastiera è QWERTY con layout italiano. Le specifiche tecniche vengono poi riprese anche nella parte laterale, che possiamo vedere qua. Abbiamo appunto forza di azionamento di 45 grammi, distanza di pressione da 2 a 4 mm, come al solito i Cherry MX generano l'input a 2 mm dalla corsa e la battuta arriva a 4 mm. E poi abbiamo 50 milioni di battute contatti in oro, tasti USD ergonomici con sfumatura e removibili, frequenza di aggiornamento fino a 1000 Hz, quindi ultrapolli e 1000 Hz, retroilluminazione con LED di colore rosso, interno con possibilità di programmazione tasto per tasto, quindi in teoria dovrebbero essere configurabili singolarmente i vari tasti, quindi potremmo retroilluminarla come meglio vogliamo. Struttura unibody in alluminio per ottimizzare la resistenza, durata e stabilità, 6 tasti multimediali dedicati, disattivazione del tasto Windows per gioco, dimensioni prodotto, vabbè, e peso 1,2 kg. Nella parte superiore della confezione troviamo altre informazioni, l'abbiamo preso al contrario, era giusto. Ecco qui, troviamo delle immagini che riprendono altre informazioni della tastiera, appunto vediamo Cherry MX Red, vediamo quelli che sono le retroilluminazioni personalizzabili e i caps aggiuntivi sostitutivi. Parte posteriore della confezione, vediamo cosa contiene. Sostanzialmente niente, riprendono le informazioni che abbiamo già visto, si vede un'immagine ingrandita della tastiera, no? È presente il poggiapolsi e la cosa. Apriamo la confezione, estraiamo, c'è un'altra scatola all'interno, eccola qui, posiamo un attimo questa, apriamo adesso la confezione interna, eccola qui, ed eccoci davanti la tastiera. Tastiera, come spesso accade, protetta da un blister plastico. Vediamo un attimino di aprire la confezione in modo congruo. Allora, tastiera, caps di sottovuoto così non vanno male. Manuale introduttivo. Poggia polsi, ok, facciamoci un attimino nuovamente spazio. Ok, mettiamo un attimino più inquadrata la telecamera. Allora, vediamo innanzitutto, partiamo dal poggia polsi realizzato in plastica ma rivestito di materiale soft touch, molto piacevole al tatto e quindi un po' più comodo durante le sessioni di gaming. Poi qua abbiamo i caps sostitutivi con strumento per rimozione dei caps, sono sigillati sotto vuoto, abbiamo i tasti USD e i tasti da 1 a 6, manuale introduttivo guida acquistare essenzialmente, che ci aiuta nelle prime fasi di installazione e utilizzo della tastiera, ma niente di particolare, e guida sulla garanzia. Ok, e poi ovviamente la tastiera stessa. Spacchettiamola, c'è dello scotch qui sotto, ecco qua, tolto. E ovviamente adesso dall'altra parte non esce. Allora, tastiera,
Tastiera realizzata in alluminio satinato, molto bello alla vista e al tatto. Abbiamo i tasti di tipo meccanico, lineari, Cherry MX Red. I tasti sono verniciati in nero bucciato, il feedback tattile è leggermente diverso rispetto a quelli degli altri tasti. Al tatto non sono ruvidi come quelli delle tastiere meccaniche che abbiamo già provato in passato, ma non credo cambierà molto dal punto di vista pratico in sessioni di gaming. Abbiamo in alto dei tasti dedicati al blocco del tasto Windows, regolazione luminosità, e questo qui dovrebbe permettere delle funzioni di gaming sempre. Tasti dedicati alla gestione multimediale per il playback e all'inibizione del volume, qua lo scroll per la regolazione del volume stesso. Possiamo osservare una particolarità delle tastiere di Corsair, delle Vengeance. Se osservate, i tasti non sono diciamo incastonati nella tastiera, infatti lo chassis termina sotto il tasto stesso. Si vedono praticamente i Cherry MX che escono dal profilo della tastiera, se osservate attentamente. È una soluzione che può piacere o non piacere, è particolare e dona anche una certa particolarità in fase di retroilluminazione, in quanto la luce ovviamente uscirà dal profilo e illuminerà anche un po' lo chassis. Nella parte posteriore abbiamo la possibilità di mappare uno switch che dovrebbe essere, sì, la configurazione del BIOS dovrebbe essere configurabile. Troviamo l'hub USB, anzi più che hub USB, visto la presenza di due, scusate, stacchiamo via sto nano se riusciamo, così si vede meglio. Ecco qua, stacchettiamo per intero. Allora, vista la presenza di due connettori USB non placcati oro, non si tratta molto probabilmente di una USB, ma proprio semplicemente di una prolunga realizzata che ci permette di connettere qualunque dispositivo ad essa. La parte posteriore è molto semplice, presenta due piedini per la regolazione della inclinazione, come possiamo vedere, per ottimizzare il risultato, ecco, se così vogliamo. E poi ovviamente in mezzo l'etichetta con le specifiche della tastiera. Torniamo di nuovo alla parte frontale, il logo Corsair in alto, proviamo a rimuovere un tasto, i tasti dovrebbero essere facilmente rimovibili anche a mano, eccolo qui, tasto rimosso. Sotto troviamo lo switch di tipo red, eccolo qui, con il LED integrato per la regolazione, scusate, per l'illuminazione del tasto. Vediamo se riusciamo ad aprire un attimino il blister sotto vuoto, ah sì, pensavo fosse molto più rognoso, diciamo. Vediamo i tasti sostitutivi, tasti molto particolari in quanto innanzitutto possiamo osservare una differenza di tipo ergonomico. Questo qua è il tasto 1, quando noi metteremo la mano appoggiata ovviamente tenderemo a premerlo con la parte laterale sinistra della mano, giustamente, e quindi il tasto ha un profilo particolare che accentua l'utilizzo in questo modo. Abbiamo nella parte superiore quindi un inserto in gomma molto più ruvida e anche tridimensionale, si può apprezzare la videocamera in quanto c'è una texture che migliora ancora il grip, e la parte sotto è in plastica, questa volta sembra in plastica semplice nera, che permette l'incastro come il tasto normale. Come potete vedere, il tasto di tipo tradizionale è un caps verniciato serigrafato laser, mentre questo qui ha una tecnologia diversa che consiste nell'inserzione di appunto un inserto nella parte superiore su un tasto di plastica nera. Ovviamente tutti i tasti sono di questo tipo, abbiamo quindi diverse ergonomie per facilitare la presa dei tasti. Vediamo un attimino un paio se riusciamo a vedere. Ad esempio il tasto 6 ha ovviamente un profilo opposto rispetto al tasto 1, tasto 5 ad esempio, che è un po' più centrale, è quasi piatto, è quasi un tasto tradizionale. Allo stesso tempo vediamo se riusciamo ad avere il tasto 3 normale, il tasto D anche ad esempio, eccolo qui, ha un profilo leggermente asimmetrico. Vedremo nel corso della recensione sul nostro portale www.extremeorder.com maggiori informazioni su questa tastiera, vedremo i driver, avremo informazioni, delle impressioni sull'uso, quindi continuate a seguirci. A presto, un saluto da parte dello staff.